io avevo questo rapporto continuo e devo dirle anche abbastanza piacevole col blog quando ero alla presidenza della regione. Mi si intervistava un paio di volte alla settimana e poi dei bravi operatori riuscivano a infilarci le tante notizie che scaturivano dalle conferenze stampa, dai comunicati ufficiali della presidenza, quindi era una cosa abbastanza agevole. Ho lasciato perdere anche perché mi sono allontanato volentieri dalle tante cose di cui magari non mantengo un ricordo Credo felice. che Quando poi ad agosto io feci quella conferenza stampa nella quale commentai appassionatamente, come dire, la sentenza che era stata depositata di condanna in primo grado per il concorso esterno, dopo aver fatto una riflessione sul fatto che cioè io per i precedenti ormai 4 anni e mezzo ero stato massacrato dalla comunicazione senza che, salvo rarissime eccezioni, si sentisse nulla a mio favore, e questo ha colpito certamente me, perché io non lo auguro a nessuno, ma invito chiunque a immaginare, e non gli viene facile, forse gli viene impossibile, pochissime persone possono capirmi come in questi 4 anni sono stato bersagliato da tutte le parti, in fondo senza potermi difendere, al di là dei processi, quello che sul piano della comunicazione mi è capitato è veramente una sorta di tortura quotidiana inimmaginabile. Ma questo, piuttosto che colpire me, che fino ad oggi, come dire, sopravvivo alle intemperie, fino ad oggi, ha colpito con danni sicuramente più notevoli altre persone. Ha colpito i miei familiari, soprattutto i miei figli e mia moglie, ma anche mia madre, i miei congiunti tutti. Ha colpito le persone che hanno avuto fiducia in me in passato e si sono sentiti delusi, quantomeno, o anche molto più spesso profondamente traditi. Ha colpito tanta gente che mi è stata vicina, che ha collaborato con me. Penso, ad esempio, soltanto per l'ultima fase storica, ad alcune figure di grandissimo valore morale e professionale che ho avuto l'onore di avere accanto nel governo della regione. E quindi ho detto, io voglio ripristinare per loro, prima che per me, in tutti i modi possibili e immaginabili, la mia onorabilità. Questo vorrà dire che io, dopo averlo impedito e ho sbagliato, nel primo grado consentirò a chiunque voglia, della stampa o dei cittadini, di essere presente alle varie udienze dei miei processi. Non è solo uno il processo, inizierà l'appello da qui a qualche giorno per quel primo grado, ma c'è un voto di scambio semplice sul quale francamente ci sono tante cose da dire, se vogliamo sintetizzare. Uno dei pochi casi in cui non c'è stato voto di scambio a Catania. Poi l'ultimo arrivato, anche se il processo è iniziato da tempo, questa vicenda della SAC per l'affidamento del servizio della pulizia e altri servizi presso l'aerostazione e l'aeroporto di Catania. Io mi preme partecipare ai processi, essere presente, seguire le cose, perché sono consapevole che soltanto gli interessati riescono a capire che cosa succede, che qualunque avvocato bravo e appassionato per quanto si voglia, che pure abbia letto tutte le carte, non potrà sapere che l'uno per mille di quella che è la vita della persona, in questo caso dell'imputato, non sono andato perché mi si è sempre detto che questo processo finirà prescritto prima che si concluda. Pare che invece si concluderà forse qualche ora prima di quanto non si prescriva. E siccome su questa vicenda ho tante cose da dire, ho dichiarato che scriverò e vorrò essere sentito in spontanea dichiarazione dal collegio giudicante, spero prima, anzi certamente prima del momento nel quale materialmente sarà emessa la sentenza. Prima comunque spero che i giudici decidano, perché io ho vissuto quella esperienza e credo di poter dare un contributo, come dire, perché ci sia, perché
giudizio sereno che in ogni caso io accetterò ovviamente come è giusto che sia, comunque e di qualunque segno sia questo giudizio, ecco. Cioè io che fino al 2009, ma anche 2010, a indagine annunziata, anche se io non ne avevo contezza ufficiale, diciamo, sono stato per il consenso dei siciliani raccolto nei sondaggi, il presidente più gradito dai suoi elettori. E questo non per nulla, alcune cose fatte nel settore della sanità, alcune scelte coraggiose, ma devo dirvi anche la mia presidenza della provincia, la vice sindacatura di Catania, con cose straordinarie fatte in questa città, facevano di me una persona, come dire, della quale si diceva che era capace, che era generosa, che era disponibile con gli altri e che soprattutto aveva, come dire, costruito delle cose serie, forti, importanti nell'interesse della comunità. Beh, da allora in poi, da quando un tal quotidiano nazionale killeristicamente mi ha sparato addosso, diciamo, quotidianamente da quel 29 marzo del 2010, e poi tutti gli altri sono accodati, destra e sinistra, Rai di ispirazione berlusconiana come giornale della sinistra per una ragione o per un'altra, beh, francamente è stato un vero e proprio massacro. Per cui, avendomi dipinto come una sorta di Iblis, che vuol dire il demonio, perché credo che il titolo è stato ispirato, come dire, forse pensando a me piuttosto che ad altri, credo che non sia questo un segno di arroganza o di presunzione, assolvermi non sarebbe stato facile, è molto più facile condannarmi. Ecco perché io intendo intervenire nei processi e spiegare la verità mia. Purtroppo molto spesso coincide con quella senza mia, la verità tout court, in maniera tale che il giudice venga messo dinanzi, per carità, al mio punto di vista, e poi che io parli ai cittadini. Io mi auguro che attraverso il mio blog e attraverso tutto quello che si riuscirà a fare sui social network, migliaia e migliaia di persone sappiano di queste cose, sappiano nei dettagli, leggano, perché chiaramente io correderò le mie cose ovviamente con documenti. Io si arriva, parlo solo di questo, guardi, per quanto riguarda il processo e la condanna. Si chiede l'archiviazione per quanto riguarda il concorso esterno da parte della Procura. Nel contempo inizia un processo per voto di scambio sugli stessi fatti per i quali poi verrò condannato. Prima che questo processo si concluda, viene sollevata l'aggravante dell'articolo 7, per cui si interrompe il processo per voto di scambio dinanzi al giudice monocratico e si unificano i procedimenti sia per concorso esterno che per voto di scambio. Questa aggravante dell'articolo 7 viene sollevata dalla Procura sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Se il processo per voto di scambio semplice si fosse concluso con una condanna, con un'assoluzione, gli osservatori dicevano che sarei stato assolto, non ci sarebbe stato il processo per voto di scambio, perché i fatti erano gli stessi, io non avrei potuto essere processato due volte per gli stessi fatti, il ne bis in idem avrei invocato. Si solleva l'aggravante dell'articolo 7, si unificano i processi e nella sentenza di condanna mia si legge che le dichiarazioni di quel collaboratore di giustizia, sulle quali si innesta, diciamo, l'aggravante dell'articolo 7, non sono attendibili. Quel collaboratore di giustizia non è attendibile. Se quel collaboratore di giustizia fosse stato ritenuto inattendibile nel processo per voto di scambio, io sarei stato assolto e non ci sarebbe stato neppure il processo per concorso esterno. Ecco, queste cose e su tante altre, compreso ad esempio il decreto, mi pare che si chiama così, l'ordinanza di archiviazione per quei fatti per i quali poi io vengo condannato, non è che ce ne siano tanti di più. Beh, è bene che si sappia, è bene che si legga.